Ciao Raffaele, complimenti, oggi un buonissimo terzo posto con un mazzo abbastanza particolare, poco visto. Oggi è vivo Liro. Esatto, allora dici appunto, mostraci il mazzo e dici contro chi hai vinto e il risultato. Allora, oggi ho giocato un solito 2-2, ho vinto il primo round contro Cyberdark, ho perso il secondo round contro Relinquished, vinto il terzo round contro un Room for Growth e perso il quarto round contro Dark Scorpion. Allora, come skill gioco ovviamente Dark Unity, che mi permette di scartare una carta e aggiungere Dark Fusion. Il secondo effetto, cioè, che è secondario, mi permette di cambiare un mostro che è giocato specialmente in tipo roccia per fare una giocata con Dark Gaia, però non conta quasi mai. Passando al deck, gioco di main triplo Clayman e doppio Sparkman, entrambi ci stagiano per l'evocazione del boss del deck e che permette senso di giocare il mazzo. Triplo Versago, perché si sostituisce a uno dei due oppure permette l'evocazione di altri mostri Voliro. Poi Monocopy Dark Fusion, ne gioco solamente una piuttosto che due o tre, perché grazie alla skill la pescherei sempre. Difficilmente risolvere la seconda copia, quindi Ho scelto di giocarne solamente una. Mentre invece gioco triple Dark Calling, è carta fortissima, permette di giocare leggendo mostri nella mano, soprattutto nel cimitero. Permette o di provare un OTK andando a bandire mostri utilizzato per l'evocazione con Dark Fusion, oppure ti permette di ripartire quando perdi il tuo boss monster. Poi dopo questi qua, qualcosa diciamo di complementare, sono Triple Breaker. Questo mazzo odia magie trappole settate, quindi Triple Breaker ti permette di pulire il campo delle magie trappole. È comunque un mostro piuttosto grosso, e questo deck diciamo, ha una normal piuttosto libera, quindi tendenzialmente può prendersi il tempo di fare la normal anche al primo turno. Poi gioco mono Ivoliro Malicious Sedge, che lo gioco principalmente per far giocare di fusione con Dark Eye oppure con Malicious Bane. Mono Legendary Jutsu Master, sempre in occasione di Dark Gaia, e di suo è buono perché puoi settarlo e puoi almeno diciamo proteggerti per un turno. Poi triplo Galaxy Cyclone, altra rimozione per le carte gettate per l'avversario, e poi dal cimitero puoi spaccare una carta scoperta dell'avversario. L'ho scelto sopra Nightmare perché moltissime carte diciamo, che vengono negate da Nightbeam non ti interessa, vengono negate alla fine. Carte come Shrink non può tirartele sul golem al primo turno. Carte come ci sono in questo momento moltissime poche carte diciamo, che possono essere attivate in risposta. Solamente Waboku e Wildspirit Blue diciamo, possono essere effetti, diciamo, essere un po' esposti diciamo, rispetto a Galaxy Stagno. Però Galaxy Stagno ti permette di levare una carta scoperta dall'avversario, e inoltre scartando con la skill puoi avere l'effetto comunque del cimitero direttamente. E infine un buon rinforzamento di armi, perché permette di scare o i Clayman o i Spark che prendono effetto giocate. E infine passiamo alla parte importante del mazzo, l'extra deck. Io porto triplo Lightning Golem, carta fortissima, bello grosso, spacca il mostro dell'avversario. Se vado a Dark Fusion non puoi essere targettato per un turno, è il mostro fondamentale del turno, del deck. Evochi lui, evochi lo Sparkman e l'Ital, stessa cosa con un Breaker, puoi evocare due con grazie a Dark Calling, è comunque fortissimo di suo. Poi doppio Malicious Bane, carta si evoca molto di meno, solitamente o con mezzo di Versago e Malicious Sedge, addirittura usando il golem visto il tipo demone. È grosso, può in alcuni casi limiti diciamo può essere utile per andare a testare l'avversario. Infine Mono Dark Gaia, lo evo con giudizio master ogni tanto con la skill, però improbabile, è con golem o col Bane o col Versago. È bello grosso, diciamo, può andare a bittare per tanti danni e può forse dimostrare l'avversario in posizione d'attacco per andare a chiudere un game. Per il resto, la side? Come side gioco doppia Super Poli, utile per forzare una giocata di Dark Gaia, pagate l'avversario.
Poi una certa cosa ho detto che giocare un secondo Jitsu Master e un secondo Edge per andare a facilitare le vocazioni di Dark Gaia. Penso che la prossima volta lo sostituirò per andare a giocare qualcosa, diciamo, che possa essere invece più versatile. Sto consigliando di giocare sempre qua due Malicious e mettere nel side deck, nell'extra deck, un Destiny Road Dangerous. E infine, come conto di Arter Side, doppio Man Crush. Utile contro vampiri, utile contro deck che addano. È sempre verde in questa meta. E inoltre nega Ladybug, che è il mio nemico naturale. Complimenti, bellissima lista, particolare. E alla prossima. Bella.